fanciulle e fanciulli, questo sarà Instagram Tag. Adoro questo social network, penso sia il mio preferito e quindi subito alle domande. Da quanto tempo sei iscritta ad Instagram? Penso 2 anni e mezzo, qualcosa di più? Era appena nato, io sono stata, penso una delle prime, comunque appena nato, appena avuto un attimo di popolarità, subito mi sono iscritta perché adoro le foto, sono curiosissima di vedere le foto delle altre persone, quindi mi sono subito iscritta. Qual è stata la prima foto che hai pubblicato? Mi ricordo che era allo stadio olimpico di Roma, tutte le domeniche, tutti i sabati, comunque tutti, una settimana sì, una settimana no, andavo allo stadio e appunto era allo stadio, mi sono fatta una foto, mi ricordo che ho questi orecchini giganti fucsia. Quella è stata una delle prime foto, sì, penso sia la prima foto che ho pubblicato. Vai spesso su Instagram? Con che frequenza? Vai spesso su Instagram? Sì. Sono tutto il giorno collegata su Instagram, con quale frequenza? Appena posso, cioè appena mi capita il telefono in mano, guardo se c'è qualche foto nuova su Instagram o tutti i messaggini che mi scrivete voi. E appena mi sveglio, calcolo sempre più o meno una mezz'oretta prima di quando mi devo svegliare, perché mi piace scaricarmi tutta la posta, guardarmi appunto tutti i tweet e guardarmi tutte le foto su Instagram, appunto quello che mi scrivete voi e le foto che pubblicano anche le altre persone. Qual è la tua foto peggiore su Instagram? La mia foto peggiore? Non saprei, ce ne sono tante. Io direi tutte le facce da treno, ogni volta che mi fotografo che sono in treno alla mattina alle 5 oppure struccata, comunque ecco, penso che quelle siano le mie foto peggiori. Poi, qual è la foto che ha avuto più successo? Beh, la foto che ha avuto più successo è sicuramente quella del matrimonio. È quella che vi è piaciuta di più e che avete spolliciato di più, e penso sia quella. E grazie veramente ancora per tutti gli auguri che mi scrivete, perché piano piano lo stanno scoprendo tutti, e quindi grazie. Poi, quanti follower hai? Ho 10k, quindi vuol dire 10.000. E quante persone segui tu? Allora, vediamo un po' quante persone seguo io. Io seguo con comodo, facciamo con comodo 664 persone. Poi, chi è l'ultima persona ad aver messo mi piace ad una tua foto? Allora, l'ultima persona è... ce la possiamo fare? Mle Daniela. Poi cito una persona famosa che segue un'azienda o una marca. Ho visto questo tag fatto da tantissime altre ragazze e tutte hanno detto la stessa cosa. Penso alla famiglia Kardashian, sono le foto che vengono più guardate su Instagram, da Kim appunto a tutta la famiglia, Chloe, Kendall, tutte. E quindi penso alla famiglia Kardashian, penso siano una delle persone che hanno maggiori iscritti proprio su Instagram. Carolina, cosa stai facendo? C'è sempre qua Carolina, cosa pensate? È sempre affetta da mammite. Poi mostra da una a tre foto che preferisci. Allora, qui vi pubblicherò, vi allegherò le foto che preferisco. Vediamo un po', beh, io direi da quella del matrimonio sicuramente, poi pubblicherò una con Carolina e poi adesso me la sceglierò, comunque vabbè, adesso le avrete viste in questo momento. Poi, qual è l'ultima foto che compare sul tuo profilo? L'ultima foto che compare sul mio profilo è quella del mio video nuovo. E perché appunto mi rendo conto che tantissime persone non ricevono gli aggiornamenti da YouTube dei video nuovi, quindi ogni giorno vi ricordo che c'è un video nuovo online, perché non so come mai, ma non tutti ricevono da YouTube l'avviso appunto che compare un nuovo video,
E quindi cerco di ricordarvelo ogni giorno. Guardate che ho pubblicato ieri un nuovo video, l'ho pubblicato oggi, lo pubblicherò domani, così almeno rimanete sempre aggiornati, anche se ogni tanto appunto vi sfugge questo qualche video. E appunto circa il giorno dopo in cui ho pubblicato il video, solitamente pubblico la foto su Instagram. E basta, niente, queste sono tutte le 10 domande di Instagram Tag. Come avete visto, io amo Instagram. E vediamo un po' se a Carolina piace Instagram. Ciao Carolina! Scusate, ma si stava mangiucchiando e leccando i piedi, quindi era così, era impegnata. E niente, spero tanto di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle e fanciulli, ciao! Poi a Roma invece, ultimamente l'altro giorno ho preso questa qua, semplicissima, in vero camoscio, questo è in sughero, ma penso sia solo rivestito.